Il 16 giugno è uscito il mio primo album di canzoni inedite e non, perché contiene anche tre cover, tre mie interpretazioni di Electroshock, che è una canzone di De Mattia Bazar, Angelo Custode, che è una canzone di Carlo Marrale, autore e fondatore De Mattia Bazar, con cui ho avuto il privilegio di lavorare al mio album. Infatti, alcune canzoni sono scritte da lui. È un'altra cover importante. Molto importante per me, che peraltro è il primo singolo con cui mi sono presentata al mondo della musica, è una mia interpretazione di Un giorno dopo l'altro, brano di Luigi Tenco, ovviamente, con l'arrangiamento di Beppe Donghia. E niente, il mio album si chiama Al centro esatto di una nuvola e questo titolo mi è stato particolarmente caro, peraltro anche titolo di uno dei brani dell'album, perché è un po' il mio stato in questo momento, no? Il mio modus vivendi un po' in qualche modo, nel senso che mi sono ritrovata a fare delle scelte in maniera veloce, delle scelte importanti che hanno, comportato dei cambiamenti anche radicali nella mia vita e quindi al centro esatto di una nuvola non posso che trovarmi lì praticamente. Ma in maniera molto generica potrei dire che faccio del pop, perché è pop l'album che è stato pubblicato di recente, anche se magari ci sono delle sfumature che si distaccano appunto dal pop, che possono abbracciare un po' del jazz, del soul, ecco. Beh, spiccano tra i miei gusti assolutamente Modugno, Tenco, che hanno un modo assolutamente verace e poetico di raccontare le piccole cose che si possono ritrovare anche nelle grandi cose, nella vita di tutti i giorni. La loro delicatezza, ecco, anche nel parlare d'amore, che è un modo che si ritrova diverso oggi rispetto al tempo. Se non avessi fatto l'artista, me lo chiedo tuttora cosa avrei fatto. È sempre stata un po' una domanda che mi ha un po' tartassato, perché quando ci si diploma, insomma, a 18-19 anni, ti ritrovi a dover scegliere per il tuo futuro, per quello che dovresti teoricamente fare per tutta la vita. E per me non è stato semplice perché ho fatto delle scelte, magari delle volte avventate, che poi non mi hanno portato a nulla, come scegliere delle università, delle facoltà, che poi in realtà mi rendevo conto non mi interessavano. E quindi mi sono ritrovata a troncare dei percorsi di cui non me ne sarei fatta nulla. E quindi non lo so, se non facessi l'artista sarei proprio disperata. Ah, mi piacerebbe tantissimo la recitazione in teatro e mi piace anche tanto la pittura, solo che non sono in grado purtroppo. La danza mi piace tantissimo. Sono innamorata dell'arte a 360 gradi, per cui che sia appunto il canto, il ballo, la recitazione, la pittura o la scrittura o il suonare uno strumento, sono tutte delle cose che mi affascinano e che mi cimenterei anche subito a fare, se solo ne fossi in grado, quindi devo solo studiare intanto. Ho avuto modo di conoscere l'anno scorso Maldestro, è un bravissimo autore che era fra i miei preferiti l'anno scorso fra i partecipanti a Sanremo Giovani, così come mi piace anche tanto Maria Mirage, un'altra autrice, sì, loro due. Beh, io sono cresciuta con Whitney Houston, Céline Dion, Aretha Franklin, Etta James, Shirley Bassey, un po' interpreti che ho sempre anche in qualche modo cercato di imitare quando mi chiudevo nella mia camera a cantare le loro canzoni. Quindi è con loro poi alla fine che sono cresciuta, sì. Ma al Festival di Sanremo spero presto e chi lo sa, magari anche quest'anno riproverò e vediamo che succede. Un'esperienza all'estero già di per sé è un'esperienza, cioè, che dà tantissimo. Se poi la fai con il tuo lavoro, non può che darti ancora di più, che stimolarti ancora di più. E quindi non vedo l'ora di partire con l'Europa e finire oltreoceano.
Sì, dunque nei miei video porto questo turbante perché non solo nei video, anche in alcune esibizioni, dipende quando mi va di metterlo, perché è un accessorio a cui sono molto legata. Mi piace la cultura orientale dal punto di vista di colori, abbigliamento, cucina e terra soprattutto. Quindi appunto parte dall'essere un accessorio, poi per dirla tutto ho anche avuto i capelli rasati, quindi in alcuni momenti diventava una copertura, ecco, quando non sapevo come pettinarli. Dunque, in questo momento si sta lavorando per dei nuovi progetti, per delle nuove situazioni che insomma mi stanno tenendo ancora una volta sulle spine, anche questo è un bel momento, però ecco, non mi sbilancio troppo nel raccontare quelle che poi dovrebbero essere delle sorprese. Però vedremo cosa accadrà tra dicembre, gennaio, febbraio, vedremo. E per il resto potete seguirmi sulle mie pagine social, o Facebook, Carmen Alessandrello, Instagram, sempre come Carmen Alessandrello. E su YouTube, su Vivo ci sono anche i video dei miei due singoli che sono usciti ultimamente e questo.